Giuliana, beate donne, come no, e Giuliana Dezio che leggerà alcuni testi di un'edizione della relazione di Mario Lonetta. Grazie. Scusa un istante, proviamo senza, senza microfono, arriva la voce. Benissimo. Ma io comincio con la lettura di una poesia scritta poche ore dopo la morte di Edoardo, quando sono stato avvertito da Genova, che appunto era avvenuto il suo decesso, da Pierluigi Ferra, scrittore, critico, poeta, animatore di cultura di notevole valore. Pierluigi Ferro ha rimesso in circolo la storica rivista Resina, innovandola profondamente dall'interno, e quindi ebbi questa notizia che mi sconvolse. Il titolo è Paulus, ovviamente rifacendosi a Paulus Petronius. In questo tetro buio italiano, in questa livida tenebra impastata e impestata di incoscienza, indifferenza, matta bestialità, propensione invincibile alla sopraffazione e all'oblio, si è spenta 3 ore fa una delle residue luci della consapevolezza e della memoria da alimentare senza tregua, fiamma del pensiero poeto-critico verticale, erta guizzante sulla Paulus Putrenis, luce ligure planetarie, e per me che ora scrivo, più morto di uno scriba egizio, è come aver perso un consanguineo amatissimo, un fratello di poco maggiore anagraficamente, di infiniti anni luce più avanti, in quello sconfinamento di ferro e d'aria che chiamano poesia, e ora sbatte la coda come un pesce senza più ossigeno. Vedo turisti giapponesi ignari, indifferenti, giustamente ignari, giustamente indifferenti a questa grande morte. Un'insegna di storia, tende, sedie, sdraio, dondoli, amache, sembra un tuo verso, San Dio. Una mossa pagliaccia da fine dicitore forenghiano e bettiano. E ti dico forte con la mia voce anerita, addio Edoardo, chierico rosso. La morte stavolta ha barato proprio di brutto, è stata una vigliaccata, un soccorso fascista. Ma tu ridi ancora la tua risata senza denti, ti dondoli su una maca che non si vede in questo tetro buio italiano, questa livida tenebra impastata e impestata. Dio ti dico orrore. 19 maggio 2010. Sono senza occhiali, che qua servono per le lunghe distanze. No, ma ci leggo meglio senza. A riprova quasi scientifica del fatto che ogni avanguardia degna del nome, frontalità antisistema, e per conseguenza il rifiuto di accettare regole e regolamenti ufficializzati in potere artistico-letterario, ha sempre distinto, anche in poesia, fra tradizione fervida, da cui succhiare sangue ancora vivo, e convenzione esangue, assolutamente impraticabile. Ecco la felice riproposizione di 11 ballate di Edoardo Sanguinetti, Tracce, editore, Pescara 2013, nella collana Segni del suono, diretta da Anna Maria Giancarli, e intende comporre un omaggio postumo all'Aquila dell'autore di Laborismus. Tra l'altro Tracce, questo piccolo e direi interessante editore che era in piedi da una 50 anni circa, una settimana fa si è spento, perché la cultura in Italia regge fino a che può e poi cede. Una sorta di doppio omaggio, quindi, quello di Sanguinetti, che si era impegnato a dedicare una serie di testi da pubblicare nella medesima collana alla città devastata dal terremoto del 6 aprile 2009, e quello della città che, su impulso della curatrice,
tributa un segno forte di riconoscenza collettiva a uno dei massimi poeti dell'avanguardia italiana di secondo Novecento, che all'Aquila era stato più volte protagonista in manifestazioni di musica e poesia. Dal 1961 al 1989 si snoda la vibrante scansione ritmica di questi testi, che hanno già visto la luce all'interno di diverse raccolte, che, stretti in un libretto da palmo, potremmo dire, di straordinaria perspicuità, esaltano con impareggiabile energia ideolinguistica, a ridosso di un presente che è ben poco addiballabile e troppo di atrocemente sussultorio, un genere di poesia che nell'impasto vivamente contraddittorio di modi popolareschi e di innesti colti, parte dal Medioevo di François Villon, anarchico dissacatore del benpensantismo borghese, per arrivare al Novecento del comunista Bertolt Brecht. Sanguinetti abita nelle sue case testuali come un animale nella propria tana, con assoluta fiducia, sicurezza e lucidità. Ma il suo non è mai un monologo. La pronuncia di queste poesie prevede un destinatario corale capace di risposte collettive, in sintonia con l'interrogatività degli enunciati del poeta e la sua perentorietà intransigente, che pure, come per esempio la splendida ballata delle donne dell'85, si carica di tenerezza solidale. Da quel flessibilissimo maestro di retorica straniante che è, Sanguinetti lavora in queste ballate prevalentemente su un pedale basso, giocando su una serie serrata di semplificazioni che contengono tuttavia al loro interno, senza indulgenze e senza pietà, un invito inesausto alla complessità. Credo, scrive Niva Lorenzini, da poco citata da Nadia Pavarini, nell'eccellente postfazione al volume, che di lì si debba partire, dalla scelta cioè di un genere di poesia di origine popolare, irriverente e direttamente comunicativo, incline allo sviluppo narrativo che veicola temi resi orecchiabili dalla cadenza ritmica fondata sulle iterazioni, le ripetizioni di versi clausola, versi ritornello, e sul gioco delle linee, sulla malia del suono, coinvolgente e dissacrante, carezzevole e corrosivo, spietato e dolcissimo. Il primo testo della serie, Ballata della controverità, del controverità del 61, dedicato all'artista napoletano Mario Persico, esponente di punta di quel movimento nucleare che già nei primi 50 del secolo scorso elaborava nuovi parametri per quella che Sanguinetti chiamò nuova figuratività, oscilla ancora con spericolata tensione fra pedale alto e pedale basso, per chiudersi con un acrostico in una mescidazione di alta scuola che fa saltare in continuazione la griglia saldamente apprestata sull'eco delle rime e dei refrain. Nelle tue tibie dorme un pellicano, un biscotto neoplastico fischia tra i due denti. L'uovo dei filosofi ha gonfiato la tua mano, soltanto qualche Vesuvio modifica i continenti. Un concerto per clavicembalo e per cinque strumenti batte la sua lingua amara sopra le nostre gengive, ad uso dei prestigiatori delle gravide dolenti. C'è un grande re nelle tue calze vive, nelle tue tonsille cresce un grande nano, nel tuo fegato innominabili monumenti, c'è un feto innamorato e un aeroplano, c'è un San Gennaro e una rosa dei venti, per ogni verso ci sono quattro accenti, per ogni ampollina di sangue una papessa che scrive, chi gioca a scacchi vince crateri spenti. C'è un grande re nelle tue corna vive, ho cercato una quaterna sopra ogni tuo divano, ho cercato Saturno tra i tuoi nuovi ascendenti, l'astrattismo è vecchio, è stato detto invano, l'oracolo della bottiglia non parla per i conventi,
La lava del tempo canta gorgogliamenti, lo stregone rapodisce le ninfomani cattive. Un buon pittore si serve di quattro elementi. C'è un grande re nelle tue spade vive, piccolo Bosch, noi conosciamo i segreti dei cavadenti e sappiamo come essi rispettino i buoni sentimenti. Resistono in questo mondo arcivescovi e sottotenenti. Siamo abbastanza felici perché siamo abbastanza dementi. Impariamo a raccontare storie un po' più aggressive. Con un pizzico di magia noi li renderemo un po' più impotenti. Ogni Europa cambia se un grande fantasma vive. Quindi l'ideologia non è passione come in Pasolini, è linguaggio. E i temi fondamentali, travestiti o meno, ruotano tutti con forza di lingua in un ballo dei passi impeccabili, dei passi falsi e dei passi perduti. Sanguinetti non sgarrano, anche qui con la lingua che morde come un serpente e scatta come una molla, siamo nel dominio della poesia politica, dove l'aggettivo vuole avere l'energia intrattabile del sostantivo. Il lavoro connesso alla lotta di classe, il cambiamento dei rapporti sociali, che determinano anche la crescita in positivo delle relazioni interpersonali. Così siamo alla ballata per gli anni Ottanta del 79, che nella sua fiducia esortativa non prevedeva certo nel momento della sua nascita di assistere nel nostro paese all'inizio del ciclo vendicativamente reazionario, ancora oggi attivo, di quello che non si può che chiamare craxi berlusconismo. Il 79 è finito, è vecchio, morto e seppellito. Finito il 79, ci avrai bisogno di cose tue nuove. Quando ti guardi a questo tuo mondo, pensati intanto che l'hai da cambiare. Se tutto il mondo ti è mondo rotondo, nel verso giusto è da farlo girare. Chi lo trasforma ad andarci forte, e chi sta fermo c'ha le gambe corte. Ci sono nati già gli anni Ottanta, non c'è gallina che non lo biscanta, ma quando ti metti che canti e ricanti, guardaci bene con chi fai coro, che le parole non ti vanno avanti se non te le spingi con il tuo lavoro. Finita. Del 1982 è la ballata della guerra, sicuramente la più nota delle 11 composizioni sorelle. Pare giusto come indicazione di sarcastica potenza poetica e come debito di civiltà nei confronti di un autore come Sanguinetti, libero battitore di una poesia militante, intellettuale della ricerca e del confronto come metodo, riproporla per intero proprio in grazia della sua esemplarità. Dove stanno i vichinghi e gli aztechi, gli uomini e le donne di Cro-Magnon? Dove stanno le vecchie e nuove Atlantidi, la grande porta e la invincibile armata, la legge salica e gli visibilitici fino al breve Ivan il Terribile? Tutto è finito lì a pezzi e bocconi dentro le molli mascelle del tempo. Qui se una cosa non ci pensa una guerra, un'altra guerra c'è lì pronto il rimedio. Dove stanno le triplici e quadruplici, la Belle Époque, le guardie di ferro? Dove stanno Tom Mix e Tom Puss, il celeste impero, gli Zeppelin, il New Giro, l'Oriente Espresso, l'Electroshock, il situazionismo, il twist, l'OS, i capelli all'ombretta? Tutto è finito lì a pezzi e bocconi dentro la pancia piena della storia. Questa è una guerra, non ci pensa una guerra, un'altra guerra c'è lì pronto il rimedio. Oh, dove siete? Guerre di porci e di rose, guerre di secessione e successione. Oh, dove siete? Guerre sante e fredde, guerre di 30, guerre di 100 anni, di 6 giorni e di 7 settimane. Voi grandi guerre lampo senza fine, finite siete lì a pezzi e bocconi dentro il niente del niente di ogni niente. Qui se è una guerra, non ci pensa, una pace, un'altra pace c'è lì pronta, la guerra. Principi, presidenti, eminenti, militesenti, potenti, erigenti, esigenti, monumenti indecenti, guerra le guerre, è una guerra da andare, lotta di classe è la guerra da fare. Nel decisivo saggio dedicato all'incendiario di Pazzeschi, compreso nel volume che si intitola perfidamente La missione del critico, Marietti 87,
Sanguinetti scrive che nel gran libro ardente dell'autore di Perelà c'è una poetica illustrata in modi molto nitidi che fonda sul terreno d'obbligo di quello che ormai si classifica pacificamente come l'atteggiamento crepuscolare e che ha appunto il suo centro nel rifiuto della poesia, segnatamente si intende della poesia con l'iniziale maiuscola, nel rigetto di uno statuto poetico, l'opzione caratterizzante per i toni di follia, malinconia, nostalgia, cui si limitano la penna, la tavolozza, la tastiera dell'anima, con tanto di lente innanzi al cuore. Infine c'è il poeta come saltimbanco, sempre dell'anima. Chiamando in causa Baudelaire, che teorizza e incarna la figura del poeta come clown tragico, Sanguinetti ci dà una mano chiaramente mancina a leggere in modo strabico le sue ballate, corredando la lettura di una musica atonale e antimelodica. Se la maestria è quella del jongleur apparentemente girovago, la fermezza assiologica è quella del supremo tecnico della verbalità, che elabora una sua sintassi maccheronica, capace di spegnere sul nascere qualsiasi fiammella del pathos, senza peraltro attenuare per via ironica, sarcastica, citazionistica, quando non addirittura plagiaria, come avviene per il refrain della ballata sopra riportata nei confronti del vilon della ballata del Dama di Autant plus jamais, energia appassionata dei testi, che è energia politica militante, energia intellettuale, energia umana di presenza solidale. Si sa, in quanto grande misura Sanguinetti fosse convinto che anche la poesia è lavoro, quindi consapevolezza del proprio sapere artigiano, non certo sacra folgorazione o mistero orfico. Il tema del lavoro è quindi per lui sempre connesso con la coscienza dell'uomo nel fluire della storia e nell'istantaneità dell'oggi. È un diritto e un risultato quando sia libero da coazioni e da sfruttamento, come ribadisce quel pamphlet spigoloso e invitante che si intitola Come si diventa materialisti storici del 2006. Così anche il Poyen non è un evocare, ma un fare, che comprende gioco, confronto col reale, tragedia, dentro una visione critica di ciò che è e di ciò che potrebbe essere, senza mai mettere tra parentesi la violenza della natura e le contraddizioni del vivere associato, leopardianamente direi, sul filo di un leopardi confrontato con la costellazione che ha al proprio centro Marx, per diramarsi in Gramsci, Benjamin, Brecht. Si legge quindi sulla cadenza dell'endecasillabo variamente rimato in toni e sottotoni popolareschi nella ballata del lavoro del 1982. Questa è una scala che sale a spirale e che qui ci significa la vita. Quando ci sali ti è già incominciata, quando finisci non ti è mai finita. E prima i padri e poi salgono i figli, che così vanno le generazioni. Questa scala significa la storia, che chi è passato resta per memoria. Se te la guardi come fosse vuota, vedi che gira come la fortuna, che ti trascina come vecchia giostra e fa le fasi come fa la luna. Ma la luna sparisce e ti ritorna e la tua giostra ti fa un solo giro e se ti guardi la tua vita sola ci vedi il primo e l'ultimo respiro. E che dire, ragazzi? Che dire? È uno strazio detto, anzi mostrato con le parole il passo di una cantafavola terribile, con implacabile semplicità, ma nel gorgo di una percezione lucidissima. Filosofia in pillole, al contrario, pensiero adulto scarnificato e riproposto come un richiamo ineludibile, attraverso la musica della conoscenza, contro lo shock di quelle sottolingue dell'oscurità che sono gli slogan da comizio o le frasi fatte dell'industria dello spavento. Uno strazio che contiene in sé anche un bisogno profondo di affabilità e di tenerezza,
se 3 anni dopo il poeta affronta la ballata delle donne, che è uno degli esiti più alti di quella semplicità complessa di cui si nutre l'intero iter della ricerca sanguinetiana. Ecco perché pare inevitabile riproporla nella sua interezza, proprio in questi anni miserabili in cui la violenza contro le donne, emarginazione, asservimento, stupro, assassinio, ha assunto un'accelerazione globalizzata e interclassista. Quando ci penso che il tempo è passato, le vecchie madri che ci hanno portato, poi le ragazze che furono amore, e poi le mogli e le figlie e le nuore, femmina penso, se penso una gioia, pensarci il maschio ci penso la noia. Quando ci penso che il tempo è venuto, la partigiana che qui ha combattuto, quella colpita, ferita una volta, e quella morta che abbiamo sepolta, femmina penso, se penso la pace, pensarci il maschio pensare non piace. Quando ci penso che il tempo ritorna, che arriva il giorno, che il giorno raggiorna, penso che è culla una pancia di donna, e casa e pancia che tiene una gonna, e pancia e cassa che viene al finire, che arriva il giorno che si va a dormire. Perché la donna non è cielo, è terra, carne di terra che non vuole la guerra. È questa terra che io fui seminato, vita ho vissuto che dentro ho piantato. Qui cerco il caldo che il cuore ci sente, la lunga notte che divento niente. Femmina penso, se penso l'umano, la mia compagna ti prendo per mano. Sottolineando l'assoluta metrise di Sanguinetti sui materiali linguistici eterocliti, trattati in quello che si può chiamare il terzo tempo della sua poesia, Fausto Curi, nella poesia italiana del Novecento, la terza 1999, ne sottolinea la libertà, malgrado il piano di stabilità che sembra non dover più promettere folgoranti sorprese. Occorre d'altro canto segnalare, aggiunge il critico, una fittissima trama di quei metaplasmi che il gruppo di Liegi dichiara fondati sull'aggiunzione ripetitiva, rime, assonanze, consonanze, allitterazioni, paronomasie, omoteleuti. In secondo luogo, accanto al persistere della metrica libera, l'elezione frequente di versi tradizionali, tra virgolette, come l'endecasillabo, di forme strofiche classiche e tradizionali, come il sonetto, l'ottava, la ballata, di componimenti acrostici, di rime baciate, di rime rare, di quartine monorime, eccetera, eccetera. Non si tratta, si badi, di un recupero della tradizione, né di un semplice riuso dei modelli. Siamo sempre all'interno di un'esperienza di tipo anarchico, solo che il disordine, ora, non è più perpetrato in assenza dei modelli da profanare, come accadeva in Laboribus, ma convocando tali modelli, esibendoli, praticandoli, così che in un'incessante dialettica di ordine e disordine la profanazione sia più evidente, per così dire, esemplare. Appunto, l'atto di reindossamento che Sanguinetti compie con vecchi abiti è totalmente anti-archeologico, non ha nulla di nostalgico. Nel riuso, le forme arcaiche vengono svuotate di ruolo, ridotte a puri sarcofagi, che però contengono non cadaveri ma corpi vivi. È insomma un'operazione che ribadisce la teorizzazione del primo tempo del poeta, impegnato a fare dell'avanguardia un'arte da museo. Ecco perché anche le ballate vengono a risultare non una vacanza eccentrica, ma al contrario una serie di momenti innervati su un tipo di contaminazione altra rispetto alle fasi epiche, pur esse debitamente stravolte e straniate. In una continuità il cui nocciolo, come ho già accennato, resta quello dell'identità, ideologia e linguaggio. A provarlo, se ce ne fosse ancora bisogno, indicherei con convinzione la ballata del vento dell'89, in cui la potenza, il gioco, il lazzo, il giudizio, il desiderio e la memoria della vita bruciano al fuoco del capolavoro. E tutti andate con rabbia danzando, il nero buco a sparirsi urlando, tu che più lasci, più angoscia prendendo, più peggio cadi, più giù discendendo,
fatti di fiato, fa quei fuochi veri, noi si balla, leggeri, volentieri. Un capolavoro che non è noto come meriterebbe e che andrebbe recitato e cantato nelle piazze e alle scuole di questo nostro paese bastonato e senza cultura, quindi senza vita, soprattutto oggi, magari in sostituzione di quella marcetta alquanto obbrobriosa che è l'inno di America. Grazie. Grazie anche a Giuliano. Bene, e d'altra parte siamo qui per capire meglio insieme, per capire insieme c'è una complicità che probabilmente poi ci porta alla verità delle cose, dell'essenza di questi poeti un po' distanti dalla comune maniera del fare poesia, e per fortuna ci sono questi poeti. Non dico che si debbano imitare, ma comunque innovano e ci dicono una via, ci indicano una via. E adesso passiamo al reading di poesia da e per Sanguinetti, così come facciamo, secondo la formula, secondo cui ho impostato questi nostri incontri. Vado in ordine alfabetico e quindi Silvana Baroni è sempre la prima.